nel progetto di una macchina ci si deve anche preoccupare del buon funzionamento della macchina stessa. Non è solo riferito al, progetto, al solo punto di progetto, ma può fare riferimento, ma è inteso anche quelle che vengono chiamate condizioni di off design, quindi quando ci troviamo ad esempio a non lavorare con i rapporti di espansione assegnati in base a quello che è il punto nominale di funzionamento, che avviene spesso in un transitorio, oppure perché magari la macchina generica che stiamo considerando deve appunto lavorare in regolazione perché deve fornire una potenza inferiore a quello che è il suo valore di tanto. Quindi noi durante il corso ci preoccuperemo sempre di capire anche come si comporta in off design la nostra macchina. In questo caso preoccupiamoci di capire come si comporta in off design un certo oggetto. Cioè, abbiamo disegnato un oggetto semplicemente convergente caratterizzato da una certa sezione di monte e da una certa sezione di valle, deputato a guidare quindi un flusso da quelle che sono le condizioni iniziali espresse dallo stato di ristagno fino alle condizioni finali, alla sezione di sbocco che indichiamo con A1, dove il flusso ha una certa velocità, una certa pressione e così via. Vogliamo capire cosa succede quando per un oggetto di geometria assegnata, quindi, facciamo variare ad esempio la pressione di valle mantenendo bloccata quella di monte. Per far ciò, in particolare ci preoccupiamo di capire come varia la portata elaborata dall'oggetto. Supponiamo di lavorare sempre in condizioni stazionari, mantenere in piedi tutte le ipotesi che abbiamo fatto prima, quindi stazionari, approccio monodimensionale, trasformazioni adiabatiche, irreversibili, senza scambio di lavoro. M punto possiamo esprimerlo alla portata massima come area della sezione di sbocco per densità alla sezione di sbocco per la velocità raggiunta dal fluido alla sezione di sbocco. Dall'equazione dell'energia C1 uguale mezzo HR0 meno H con 1, ossia Cp TR0 meno P con 1, ossia come solido in gas dinamica Kr su K meno 1, questa volta mettiamo in evidenza la TR0, le condizioni iniziali. Questa espressione ci dà il valore della velocità allo sbocco in funzione del rapporto tra le temperature. Sappiamo che per un'isentropia T su T elevato a K meno 1 su K è uguale al costante, quindi T1 su T1 elevato a K meno 1 su K è pari a TR0 su TR0 elevato a K meno 1 su K. TR0 su T, quindi su T con 1 è pari a TR0 su T con 1 elevato a K meno 1 su K. Scusate, qui ho detto mettiamo in evidenza la TR0, ma in realtà ho messo in evidenza 1 meno T con 1 su TR0. Quindi possiamo esprimere la velocità facilmente in funzione del rapporto di espansione. C con 1 pari radice quadrata di 2kr su k meno 1 per la temperatura di ristagno iniziale per 1 meno p con 1 su r0 elevato a k meno 1 su k. La velocità del fluido dipende appunto dal rapporto di espansione, dalle condizioni iniziali, temperatura
temperatura di cristallo iniziale e dalle proprietà del fluido tramite K e tramite R. D'altro canto, è anche vero che P su la K è uguale allo stampo, quindi P1 su rho 1 elevato a K è pari alla pressione di ristagno dello stato 0 fratto l'entalpia di ristagno allo stato 0 fratto K. Quindi rho con 1 sarà pari a rho R0 per P1 su PR0 elevato a 1 su K. Quindi la nostra portata massica calcolata alla sezione di sbocco a 1 sarà pari a rho R0 P1 PR0 elevato a 1 su K per l'espressione della velocità che ci siamo ricordati prima. Quindi radice quadrata di 2K su K meno 1 R temperatura di ristagno dello stato 0 1 meno P con 1 su TR0 elevato a K con 1. Portiamo dentro questo rapporto di espansione. Portiamo invece fuori RTR0 scrivendo radice di R per la temperatura di ristagno allo stato 0 per radice quadrata di 2K su K meno 1 dico 1 su PR0 elevato a 1 su K, quando lo portiamo dentro radice lo eleviamo al quadrato, quindi diventa P con 1 su PR0 elevato a 2 su K. Andiamo a moltiplicare qui per K meno 1, moltiplicare per questo termine. K meno 1 su K più 2 su K. Al posto della densità dello stato di ristagno usiamo l'equazione di stato dei gas perfetti PR0 su R PR0 per la radice di R PR0 radice quadrata di 2 su K 2K su K meno 1 per P1 su PR0 elevato a 2 su K meno di 1 su PR0 elevato a K più 1 su K. RTR0 è la radice di RTR0, li semplifichiamo. Sono dimenticato alcun termine, abbiamo ottenuto un'espressione della portata massica in funzione della sezione di sbocco, ossia per un oggetto convergente la sezione cosiddetta ristretta, la più piccola di tutte. Delle condizioni iniziali, PR0 e TR0, delle proprietà del fluido R e K e del rapporto di espansione P1 su PR0.
Questa espressione, tornando un attimo a quello che stavamo dicendo prima, è utile per fare due cose. O per dimensionare l'ugello, perché in base a una certa portata massica, un certo rapporto P1 su PR0, dobbiamo calcolare quanto deve tagliare a P1. Oppure, se appunto l'ugello ha dimensioni assegnate, per calcolare che portata massica attraversa l'ugello, attraversa la sezione di sbocco, quando esso lavora sotto un determinato rapporto di espansione. Vi faccio notare che, perché l'ho arrangiato in questo modo l'espressione? All'interno della radice quadrata, K è una dimensionale, P1 su PR0 è anch'esso adimensionale, in realtà tutta questa grandezza è adimensionale. A con 1 per PR0 fratto la radice quadrata di RTR0 invece ha proprio le dimensioni di una portata massica. Per noi è una portata massica di riferimento, quindi introduciamo una portata massica dimensionale M punto star, la indichiamo in questo modo, pari proprio al rapporto tra la portata massica che attraversa l'ugello e quella che è appunto la nostra portata che scegliamo come riferimento, a 1 di R0 radice di R0, vabbè, ce l'abbiamo scritta sulla slide, pari appunto alla radice quadrata, a quella funzione del rapporto di espansione. Ora, che possiamo dire? Abbiamo detto che vogliamo ragionare a geometria fissata cosa succede al variare di P1 rispetto a PR0. È chiaro che se P1 è proprio uguale a PR0, qui abbiamo 1 meno 1, non c'è nessuna forzante, non c'è nessun passaggio di massa. Quindi, se rappresentiamo della nostra portata dimensionale rispetto al rapporto di espansione, rapporto di espansione 1, portata nulla ovviamente, man mano che P con 1 comincia a diminuire rispetto a PR0 abbiamo una forzante che fa passare massa tra la sezione di ingresso verso la sezione di uscita, comincia a crescere la portata elaborata fino a quando non raggiungiamo un valore caratteristico che è proprio pari a P1 su PR0 critico. Cioè, quel famoso termine 2 su k più 1 elevato a k su k meno 1, in corrispondenza del quale il flusso raggiunge le condizioni solide. Quindi abbiamo il nostro ugello che sta elaborando una certa portata. Noi stiamo misurando quanto vale la portata elaborata al variare della pressione P con 1 imposta nell'ambiente di sbocco a valle, tenendo fisso invece PR0 e TR0 morte. Man mano che scende questo valore della pressione, la portata cresce, tutto in realtà sta espandendo sempre di più, raggiungiamo proprio quella situazione tale per cui allo sbocco il flusso diventa sonico. A questo punto, che succede se faccio diminuire ulteriormente la pressione a valle? Rimane come? Rimane sonico. Cioè? Rimane soltanto una volta la massa.
varia la portata massica ancora? No, non varia più appunto. In realtà matematicamente succede una cosa strana, se io esamino quella funzione comincerei a vedere che la portata dovrebbe diminuire. Ma in realtà questa espressione che abbiamo determinato non segue più la fisica del fenomeno. In realtà, come giustamente ricordate, da questo momento in poi la portata massica resta praticamente costante, faccio diminuire il rapporto di espansione praticamente come se l'ugello non se ne accorgesse, resta bloccato alle condizioni raggiunte quando la P1 è diventata pari alla pressione critica che posso calcolare in funzione delle condizioni di monte. Parliamo in questo caso di ugello bloccato o choke sul flow. Fenomeno del choking, come viene descritto spesso ricorrendo alla terminologia inglese. Perché che è successo? Che sta succedendo in realtà? Se P1 diventa inferiore alla pressione critica, significa che per far aumentare la portata o comunque per guidare l'espansione, io avrei bisogno non più di un ugello semplicemente convergente, ma avrei bisogno di un tratto convergente che me lo guidi fino alla pressione critica e poi di un successivo tratto divergente capace di guidarlo fino appunto alla pressione effettiva che sto imponendo a valle, che è più bassa di quella critica. In realtà questo tratto a disposizione non ce l'ho, l'ugello semplicemente convergente è capace di fare soltanto il suo lavoro, che consiste nel prendere un flusso in condizioni subsoniche e portarlo al massimo fino alle condizioni critiche. Perché appunto, poi se volesse continuare a accelerarlo, il convergente non è in grado di farlo, ci vorrebbe un tratto divergente per realizzare questa ulteriore accelerazione. Quindi al più, io voglio bloccare la pressione P con 1, a cercare di far diminuire la pressione P con 1, alla sezione ristretta dell'ugello resta la pressione, resta bloccato al valore della pressione critica, che è la minima che può essere raggiunta dal tratto convergente dell'ugello, o meglio che il tratto convergente dell'ugello riesce a far raggiungere al fluido. Quindi in realtà che succede? L'ugello da quel momento in poi non risente più di quello che sto imponendo io a valle, che cerco di far ulteriormente diminuire la pressione, resta bloccato, cristallizzato in questa condizione da PR0 fino a P critico con la portata e la corrata che è proprio la portata critica, che facilmente potete calcolarla, è pari a questo valore. L'ulteriore espansione che deve essere realizzata, ovviamente l'ugello me lo porta fino a P critica, nell'ambiente però c'è il P con 1, inferiore al P critica, si realizza tramite un'espansione libera nell'ambiente di scarico che si concretizza in un ventaglio di onde di espansione. Fenomeno dissipativo, ma non troppo a dire il vero, molto meno l'onda di espansione comporta degradazioni di energia meccanica molto inferiore alle onde d'urto. Però comunque fin qui può rimanere valida la nostra ipotesi di flusso esentropico, qui sicuramente nell'espansione libera non lo sarà più. In questo caso, se l'ugello convergente è bloccato e siamo appunto in condizioni che la P di sbocco è maggiore della P nell'ambiente in cui esso sta scaricando, parliamo di un ugello sotto espanso. In altri termini, spesso si spiega questo fenomeno dicendo che io cerco di variare la pressione di valle, ma in realtà la perturbazione che induco può viaggiare al limite con la velocità del suono, e io qui ho raggiunto la velocità del suono, non è più in grado di risalire il condotto in maniera equivalente. Ora, ci rendiamo conto, ricordiamo che questo è circa 0,5. In realtà, se io devo regolare il funzionamento di una macchina cercando di regolarne la portata, non ho grossi margini operativi. Al limite posso, se nella mia macchina sono presenti dei condotti statorici, sagomati o gelli semplicemente convergenti,
al più, se voglio regolare la portata variando l'antigono 1, posso agire in questo tratto. Quando l'ugello non è bloccato, dopodiché non riesco a fare più niente variando l'antigono 1, la pressione di vano. In realtà, se teniamo presente questa espressione, posso fare un qualcosa in più tramite una valvola laminatrice posta in testa al condotto che mantiene costante la temperatura di ristagno, che non varia appunto qualunque sia la trasformazione che il fluido subisce, sia essa reale sia essa ideale, ma fa, mi consente di agire su quello che è invece il valore della pressione di ristagno, perché questa invece risente, nel caso di laminazione appunto, ho una relazione di energia meccanica e quindi la pressione di ristagno tra monte e valle della valvola cambia, tende a diminuire. Se io chiudo la valvola, quindi sto diminuendo la PR0, questo valore, mantenendo inalterato invece il valore della PR0. Fondamentalmente, se ragiono in termini effettivi di portata massica, M.star per PR0, all'aumentare della pressione di ristagno che ho all'ingresso del mio condotto, tende a crescere la portata elaborata a parità di rapporto di espansione. In realtà, attenzione, stiamo facendo un artificio. Quella che sta salendo è tutta la curva di espansione. Ancora una volta, in realtà, parto da una PR0 più alta, arriverò a una P1 maggiore della pressione che ho nell'ambiente, tutto il resto poi lo farò espandere il fluido sempre tramite un'espansione libera. Quindi sto sempre realizzando un ugello sotto espanso, facendolo lavorare a una pressione di ristagno, quando lo faccio lavorare a una pressione di ristagno più alta a monte di quello per cui è stato progettato. Ora, le cose cambiano e si complicano un po' se passiamo dagli ugelli convergenti a quelli convergenti divergenti. Supponiamo di avere a che fare ancora una volta con un ugello, un convergente divergente, progettato per smaltire una certa portata. Ne abbiamo fissata la geometria, in particolare abbiamo fissato la sezione di gola e la sezione di sbocco, AG e A1. L'ugello è pensato per prendere un fluido caratterizzato da una certa pressione di ristagno a monte e per portarlo fino a una certa pressione di valle, che è quella di progetto, che è chiamata pressione di adattamento, ma indicata con picone. Quindi è pensato per far espandere il fluido fino a raggiungere le condizioni critiche in corrispondenza della sezione di gola e poi farlo espandere ulteriormente accelerandolo nel divergente in condizioni supersoniche fino a portarlo alla pressione picona. Picona su PR0 evidentemente è minore del rapporto di espansione. Ancora una volta, che succede questa volta quando cambiamo la pressione di valle rispetto a quella di progetto? Supponiamo di alzarla. All'improvviso creiamo una perturbazione per cui la pressione di valle, chiamiamola P1X, è maggiore della pressione di adattamento, la pressione per cui è stato progettato l'ugello. Questa volta, se creiamo una perturbazione finita di entità sostanziosa, le perturbazioni finite possono viaggiare con una velocità, viaggiano con una velocità che è più alta della velocità del suono e la loro velocità dipende dall'entità del disturbo stesso. Quindi se questa variazione di pressione che induciamo appunto è sostanziosa, è notevole, si genera un'onda d'urto che viaggia a velocità supersonica e che questa volta è in grado di risalire all'interno del condotto divergente, andandosi magari a stabilizzare in qualche tratto del condotto divergente stesso, se è di grande entità, oppure si può generare un'onda d'urto, questa volta di maniera un po' più debole, cosiddette, mentre le prime, quelle che si stabilizzano qui, dove c'è il modulo convenzionale, sono chiamate onde normali,
si possono creare delle onde d'urto chiamate oblique che possono andarsi a collocare, un po' più debole di quelle normali, che si possono andare a collocare all'esterno, sul tratto di sbocco del nostro tratto del condotto divergente. In realtà possiamo distinguere diversi livelli, valori, diverse condizioni in funzione della pressione che poniamo a valle. Come prima, se P1 è pari alla pressione di stagno di monte, ovviamente non c'è alcun flusso. Se cominciamo ad abbassare la pressione, vediamo banalmente un venturi attraverso il quale il flusso accelera nel tratto convergente e decelera nel tratto divergente, fino a quando non abbassiamo la pressione a un valore tale, indicato come pressione discriminante e indicato di solito con PD, per cui nel tratto convergente il fluido espande, raggiungendo, fino a quando non si raggiunge nella sezione di collo la sezione critica, e quindi da quel momento in poi il divergente a valle può effettivamente cominciare a lavorare come un espansore. Nel momento che esso riceve in ingresso un flusso supersonico, abbiamo un tratto divergente, comincia ad accelerarlo questo flusso supersonico ricevuto. Come vi dicevo, ci sono diversi livelli di pressione, quindi tra PR0 e PD abbiamo un tubo venturi in cui c'è sempre un regime subsonico. Quando la pressione di valle raggiunge il valore della pressione detto discriminante, nel tratto di gola si raggiungono le condizioni critiche, da quel momento in poi il divergente comincia a lavorare da supersonico. Però se abbiamo pressioni non coincidenti con la P con A, si innesca il fenomeno della creazione delle onde d'urto. In particolare esiste un valore particolare di pressione, scusatemi, che dipende dal rapporto tra A con 1 ed A con G. Se la nostra pressione è compreso tra P con D e questo valore P con F che è calcolabile, all'interno del divergente si va a collocare un'onda d'urto stazionaria di tipo normale, fortemente dissipativa. Il flusso accelera nel divergente fino a quando non incontra l'onda d'urto stazionaria. Nell'onda d'urto stazionaria entra un flusso supersonico, esce un flusso subsonico, quindi l'onda d'urto mi rallenta il flusso portandolo in condizioni subsoniche, ne fa aumentare la pressione, ma in realtà la pressione di ristagno sta diminuendo perché abbiamo un fenomeno fortemente irreversibile. Lo spessore dell'onda d'urto è di pochi micron, attraverso di essa vediamo un cospicuo aumento dell'entropia in realtà, che è calcolabile. Quindi tra PD e P con F abbiamo la zona dove si formano le onde d'urto normali all'interno del divergente. Man mano che la pressione si abbassa, queste onde d'urto tendono a spostarsi dall'interno del divergente verso lo sbocco. Per P uguale a questo valore P con F, l'onda d'urto si colloca esattamente sulla sezione di sbocco. Siamo ancora lontani però dalla pressione di progetto. Nel tratto che va da P con F a P con A abbiamo formazioni di onde d'urto cosiddette oblique che si trovano a valle della nostra sezione divergente. Onde d'urto oblique sempre dissipative, un po' meno rispetto alle onde d'urto normali. Quindi subsonico, onda d'urto normale, onda d'urto obliquo, quando P esattamente P con A abbiamo il funzionamento normale del Ruggeri, cosiddetto adattato, quindi nessuna, almeno nell'ipotesi che stiamo facendo, non ci sono degradazioni, il flusso viene accelerato fino a quelle che sono le condizioni allo sbocco previste dal progetto. Se continuiamo a far scendere ancora la pressione, ripetiamo nel caso dell'ugello sottoespanso, il convergente divergente ci guiderà fino alla pressione P con A, secondo questa linea di espansione, dopodiché il resto dell'espansione avverrà nell'ambiente esterno grazie
all'insorgere di un ventaglio di onde oblique di espansione. Questo è quello che accade fisicamente. Dal punto di vista della portata, se ancora una volta andiamo a rappresentare la portata dimensionale rispetto al rapporto di espansione, come riferimento per la sezione prendiamo sempre la sezione di sbocco, sempre l'auto 1, abbiamo un andamento di questo genere. Per P con 1 maggiore di PD, la pressione discriminante, cioè la pressione per cui l'ugello ancora sta lavorando in condizioni subsoniche, variazioni del rapporto di espansione determinano una variazione di portata. Quando appunto P con 1 è uguale a P con D, la linea di espansione diventa, o meglio, nella gola dell'ugello si raggiungono le condizioni critiche, in realtà il tratto convergente si blocca, non gliene frega più niente di quello che sta avvenendo a valle, e da quel momento in poi elaborerà la portata per cui è stato chiesto può elaborare quando lavora tra una certa PR0 e la corrispondente pressione critica. In realtà il tratto convergente determina tutto quanto quello che accade per quanto riguarda la portata elaborata, che difatti è proprio quella che attraverserebbe un ugello convergente in condizioni bloccate in funzione di un certo valore di PR0 e in funzione di quella che è la sua sezione di volo. Cioè, questa è la massima portata sempre dall'ugello. Mentre prima nel caso del convergente avevamo il tratto di regolazione e poi tratto sotto espanso in cui l'ugello al più si formavano onde di espansione all'esterno dell'ugello stesso. Per quanto riguarda la caratteristica di un convergente divergente, le cose cambiano, perché tra PD e P con A, in questo ampio range di funzionamento bloccato, si innescano delle onde d'urto, cioè il funzionamento dell'ugello è accompagnato da onde d'urto che possono essere o normali o oblique, ma comunque fenomeni sempre ampiamente non reversibili, a forte degradazione di energia. Solo quando la pressione diventa inferiore rispetto alle P con A abbiamo l'innesco di onde di espansione. Questo per dire quindi che nel nostro caso noi potremmo avere a che fare in funzione dei rapporti di espansione che dobbiamo elaborare nei nostri condotti con dei paletteamenti statorici che determinano o dei condotti semplicemente convergenti, tipo questo caso, partiamo da una sezione iniziale A con 0, arriviamo rastremando fino a una sezione terminale A con 1, che è la più piccola, appunto, una forma semplicemente convergente. Oppure configurazioni di questo tipo, le quali sono sagomate in maniera tale da creare prima un tratto convergente e successivamente un tratto divergente in funzione di quello che è il rapporto di espansione che vige tra valle e monte. Ora, nella realtà, tra 5 minuti chiudiamo, ragazzi, resistete altri 5 minuti. Tutta la trattazione che abbiamo fatto è isentropica, ci è utilissima a far capire una serie di fenomeni, e in realtà sappiamo che noi abbiamo a che fare con delle trasformazioni reali, irreversibili, non certo reversibili. Nel nostro condotto statorico il fluido non espande raggiungendo il punto 1 isentropico, ma espande raggiungendo il punto 1 un po' più a destra sull'isopara. Quindi in realtà la velocità che riusciamo a guadagnare da C con 1 sarà un po' minore della velocità C con 1 isentropica che prevediamo con tutta la trattazione che abbiamo fatto prima. Perché per l'appunto l'entalpia che raggiungeremo allo scarico del nostro condotto, sia esso semplicemente convergente o convergente divergente, per l'aumento di entropia è un po' più alta di quella che avremmo raggiunto nel caso di trasformazione isentropica. Quindi la C con 1 è minore
della C con 1 isentropica. Introduciamo un parametro chiamato coefficiente di riduzione delle velocità phi, pari proprio a C con 1 su C con 1 isentropica, che in qualche modo ci misura l'efficienza del nostro condotto statorico, del nostro uccello. Quanto migliore sarà il processo di espansione che riusciamo a realizzare, tanto più questo phi si avvicinerà all'unità, raggiungendo il valore unitario proprio se riusciamo a fare una trasformazione reversibile, un'espansione reversibile. In realtà sarà sempre minore di 1, come ben sappiamo. Il suo valore dipende dal numero di Reynolds, dalla finitura superficiale delle pareti che delineano il condotto, dipende dalla geometria adottata, cioè di quanto viene deflesso il fluido di lavoro nell'attraversamento del condotto, angolo di deflessione di cui già abbiamo parlato la volta scorsa. Se facciamo riferimento alle normali finiture superficiali e a flussi turbolenti completamente sviluppati, quindi siamo sopra i 200.000 per quanto riguarda il numero di Reynolds delle locomandine, se abbiamo a che fare con un condotto semplicemente convergente, phi dipende unicamente da quanto viene deflesso il flusso, cioè da quanto vale l'angolo formato dalla velocità in ingresso rispetto alla velocità in uscita. In particolare, più la deflessione aumenta, più questo coefficiente di riduzione delle velocità un pochino diminuisce. In realtà vediamo che per un oggetto semplicemente convergente, qui sono riportati i valori di phi misurati sperimentalmente per un numero elevato di palettamenti di forme di condotti rotatrici in funzione del rapporto, dell'inverso del rapporto di espansione, ossia PR0 su P con 1. A 0,5 abbiamo le condizioni critiche, vedete valori altissimi, 0,98, 0,99, un po' più bassi se cerchiamo di deflettere un po' di più il fluido, di fargli cambiare un po' di più direzione rispetto a quella che è la direzione d'ingresso. Ma anche quando andiamo a lavorare per PR0 su P con 1, ma più grande di 0,5, quindi scusate, più grande di 2, in questo caso stiamo ragionando al contrario. Quindi in realtà stiamo facendo lavorare il condotto convergente come un ugello sotto espanso, si stanno formando onde di espansione a valle dell'ugello, onde di espansione oblique. L'efficienza diminuisce, il coefficiente di riduzione delle velocità diminuisce, ma resta sempre a valori molto molto elevati, sempre sopra lo 0,9. Cioè, tutto sommato, un oggetto semplicemente convergente, anche quando va a lavorare in condizioni di oggetto sotto espanso, si forma un'espansione libera a valle dell'oggetto stesso, la sua efficienza resta comunque molto molto alta. Il che nelle condizioni di progetto molto spesso ci legittimerà a ipotizzare, perlomeno in prima battuta, di ritenere isentropica la trasformazione che il fluido subisce nell'attraversamento proprio del tratto convergente, perché appunto phi è 0,99 in questo caso, è 0,98 in quest'altro, quindi veramente siamo molto molto vicini alle condizioni isentropiche. Se poi fuori progetto viceversa scende un po', ma rimaniamo sempre maggiore di 0,9, molto alto come efficienza. Vediamo invece cosa accade a un convergente divergente. Le curve di prestazione dipendono questa volta dal rapporto di forma dell'ugello, quindi A1 su A con G. Più questo valore cresce, più significa che il fluido all'uscita, che l'ugello è stato progettato in realtà per far espandere molto 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 il fluido, quindi per raggiungere velocità alla sezione di sbocco sempre più alte. Bene, quindi questo che ha un rapporto A1 su AG quasi 8 è progettato per rilasciare il fluido a circa 1200 metri al secondo, questo poco più di circa 950 grosso modo, questo circa 850 metri al secondo. Alle condizioni di progetto, tutto sommato, l'efficienza resta buona, misurata tramite questo coefficiente di riduzione delle velocità. Siamo sempre sopra 0,9, ancora accettabile.
un po' inferiore rispetto al caso dell'uccello convergente, però ancora molto elevata le condizioni di progetto. Se cominciamo ad allontanarci dalle pressioni di progetto, qui questo grafico sperimentale è stato tenuto in funzione della C1 isentropica, quindi significa che se questa grandezza diminuisce a parità di forma stiamo lavorando con, se blocchiamo anche la PR0, stiamo lavorando con pressioni di valle all'uccello sempre più alte. In realtà, guardate come crolla quello che è il valore del coefficiente di riduzione della velocità, cioè di quella che, quel parametro che utilizziamo per valutare l'efficienza dell'uccello stesso. In questo caso è drammatica, ma è anche notevole in questi altri due casi. Che sta accadendo? Appunto, qui ci siamo spostati dalla condizione di progetto, stiamo facendo lavorare l'uccello a una pressione di valle che è sempre più alta rispetto alla pressione di adattamento e quindi siamo entrati nella zona delle onde d'urto, con conseguenze drammatiche per quanto riguarda appunto la sua efficienza. Vedete, alla fine otteniamo soltanto, in realtà se facciamo riferimento a questo punto, otterremo se non un 20% della velocità rispetto a quella che invece sarebbe la condizione isentropica prevista. Quindi, uccello, se esaminiamo le performance, ciò che caratterizza il funzionamento di un uccello convergente e divergente, abbiamo a che fare con un uccello, con un oggetto che in realtà viene visto un po' come il fumo negli occhi. Perché il punto di progetto di un uccello convergente e divergente corrisponde a quella che abbiamo chiamato pressione di adattamento, dove ok, la trasformazione è liscia, non abbiamo innesco di onde d'urto o fenomeni particolari, però siamo in piene condizioni di blocco sonda. L'uccello è bloccato, qualunque variazione di pressione non ci fa avere, non ci permette di ottenere alcuna variazione di pressione di portata elaborata dall'uccello stesso, quindi dalla macchina stessa. Se vogliamo fare la regolazione di potenza, non abbiamo modo di realizzarlo. In più, non appena la pressione tende a crescere un po', la pressione di valle rispetto a quella che è la pressione di progetto, succede che si innescano onde d'urto altamente dissipative. Quindi in realtà nella pratica tecnica poi, gli uccelli convergenti e divergenti sono oggetti da maneggiare con grande cautela, ma anche da utilizzare con grande cautela, che sono oggetti che portano un'infinità di guai poi nel funzionamento reale della macchina. Ripeto, avere una macchina che è bloccata in termini di portata non va bene, perché non abbiamo nessun modo di regolarne il funzionamento. Ci dobbiamo inventare altre cose per regolarne. Se vogliamo regolare la potenza di una turbina non possiamo contare sulla variazione di portata, dovremo agire su qualche altra cosa. In più, non appena arriva qualcosa che la perturba, è facile che inneschi onde d'urto che sono fortemente dissipative e quindi ci fanno diminuire molto l'efficienza della macchina stessa. Questo è il motivo per cui spesso e volentieri si fa quello che ha citato qui nell'ultimo punto nella slide, cioè se tutto sommato sì, dobbiamo portare un flusso in condizioni supersoniche, ma diciamo così, le condizioni che dobbiamo raggiungere in termini di numero di Mach non sono troppo più grandi di 1, 1.1, 1.2, 1.3, allora conviene, molto spesso si decide, non di realizzare un convergente divergente come sarebbe necessario in base a quella che è la teoria della gas dinamica, ma si preferisce fare semplicemente un uccello convergente accettando di guidare l'espansione fino al valore della pressione critica, quindi fino a Mach pari a 1, dopodiché far avvenire il resto dell'espansione a valle dell'ugello nell'ambiente di scarico, quindi come espansione libera, contando sul fatto che l'efficienza di questo oggetto resterà comunque molto molto elevata, addirittura maggiore a volte di quella che può essere l'efficienza di funzionamento di un convergente divergente appunto di un oggetto. Ultima cosa e chiudiamo, ci rivediamo giovedì. Perché al punto di progetto nel funzionamento reale
un convergente divergente ha comunque rendimento minore di un semplice convergente? Me lo sapreste spiegare? Allora, ci lasciamo con questa domanda e da qui ripartiamo giovedì prossimo. Ripensate agli elementi di gas dinamica che già avete affrontato nel corso dei vostri studi, forse già lì trovate la risposta. Altrimenti ci ragioniamo sopra giovedì prossimo.